ma è giugno! Meraviglioso, fa caldissimo! Ah, sì, possiamo iniziare con l'oroscopo del mese. Bene, prima di cominciare con l'oroscopo di giugno, arriva l'estate, siamo tutti molto felici. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale cliccando su iscriviti qua sotto e soprattutto di cliccare sulla campanella che vi terrà aggiornate su tutti i video che pubblicheremo in seguito. Tra l'altro, tenete d'occhio il box informazioni sempre qua sotto perché ci sarà una sorpresa per ognuna di voi. Partiamo dall'ultimo segno del mese. Purtroppo questo mese in fondo alla classifica vediamo l'amica del Sagittario. Amica del Sagittario, mi dispiace tantissimo per te, anche se io non sono Sagittario. Il tuo mese a quanto pare porterà un po' di difficoltà. A partire dal giorno 9, infatti, devi stare molto attenta al dialogo con il partner, fondamentale per evitare scontri e delusioni da parte di uno e dell'altra. Mentre a partire dal giorno 21 potresti avere qualche problema all'interno del tuo ambiente lavorativo. Quindi mi raccomando al modo in cui tratti con capi e colleghi perché potresti avere qualche incomprensione. Ma non preoccuparti perché questo mese abbiamo deciso di consigliare ad ognuna di voi il giusto costume da bagno, perché è arrivata proprio l'ora di farci un bel bagnetto e di metterci col sederino nell'acqua fredda. E quindi per te abbiamo pensato ad un bellissimo modello fucsia che troverai in descrizione qui sotto accanto al tuo segno. Quindi mi raccomando a cliccare e a dare subito un'occhiata su Amazon e se ti piace farai un buon acquisto che sicuramente ti porterà tanto buon umore questo mese. Amica dei pesci, per quanto ti riguarda, invece questo mese comincia bene e termina bene. Devi fare però molta attenzione alla parte centrale del mese. Infatti, nel periodo dal 9 giugno al 21 potresti avere un sacco di difficoltà con Mercurio che entra nel tuo segno e crea qualche difficoltà nei rapporti interpersonali. Attenta anche sul lavoro in cui ti sentirai un po' stanca e affaticata e potrebbero nascere diverse incomprensioni. Quindi anche per te shopping terapeutico per ricordarti che dall'etame nascono i fiori e non dai diamanti, ti proponiamo un bellissimo bikini nero a fiori. In decima posizione troviamo le amiche del Capricorno. Mi raccomando all'amica del Capricorno che questo mese si troverà con l'opposizione di Marte nel segno. Molto male perché ti farà sentire piuttosto stanca, piuttosto svogliata e anche piuttosto nervosa. Quindi mi raccomando, per raggiungere i tuoi obiettivi dovrai stancarti un pochettino di più, ma attenta comunque a non rimandare gli impegni che hai in questo mese. Se hai dei colloqui o degli incontri importanti, cerca di non mancarli e impegnati al massimo. Dato che avrai un bel po' da fare questo mese, il nostro consiglio è di prendere un bel bikini comodo e sportivo nei toni dell'azzurro che troverai qui sotto. Amica della Vergine, questo mese invece sei in nona posizione. Il mese infatti sarà piuttosto movimentato. Attenta perché dal giorno 9 in poi, se sei già in coppia, potresti avere diverse discussioni con il tuo partner. Invece per le Vergini single ci saranno un po' di complicazioni nel fare nuovi incontri. Dal 6 al 21 del mese invece attenzione al lavoro perché potresti avere qualche ostacolo che supererai sicuramente verso la fine del mese. Dall'altra parte però hai Marte che ti regala un sacco di forza e di energia. E quindi per te, nel rispetto del tuo nome e per purificare la tua anima, ti proponiamo un bellissimo bikini bianco, total white. Bilancia all'ottava posizione, cara amica della Bilancia, tutti sanno che sei sempre il segno più bello di tutti e il più meraviglioso dell'universo. Ma torniamo a noi, il mese di giugno sarà caratterizzato da un po' di stanchezza. Effettivamente in questi mesi non sei stata particolarmente fortunata, ma non temere perché fino al 21 del mese potrebbero arrivare un sacco di nuove occasioni o delle risposte importanti che stavi aspettando. A partire invece dal giorno 9 di giugno, Venere ti regalerà un sacco di passione e sarà l'occasione per riaccenderla con il tuo partner se le cose stavano andando un po' male. E quindi per te un bellissimo e sexissimo costume verde smeraldo come la speranza, che non devi perdere. Ci siamo quasi. Amica del Leone, se il mese di maggio, come ben saprai, ti ha dato del filo da torcere, il mese di giugno sarà il mese di ripresa in cui potrai tornare a ruggire e correre felice e sperduta con la tua criniera. A partire dal giorno 6, infatti, Mercurio si leverà dalle scatole e smetterà di essere sfavorevole nei confronti della tua vita, mentre a partire dal giorno 9 sarà Venere a venirti incontro e a ritrovare l'armonia perduta con il partner, oppure se sei ancora single, non temere perché sarà il momento giusto per fare nuovi incontri.
Io ti direi di mantenere un profilo basso in questo periodo, che è un po' altalenante, e quindi ti consiglio un costume molto soft, a righe orizzontali, per valorizzare le tue forme. Scorpione, per te sesta posizione e soprattutto ottime notizie, perché come ben sai, a partire dalla seconda metà di aprile hai sofferto un pochettino, sono stati 2 mesi piuttosto difficili e piuttosto pesanti, ma non preoccuparti perché giugno finalmente promette una ripresa e quindi a partire dal giorno 9 troverai di nuovo la sintonia con il tuo partner, la sintonia della coppia, della tua vita quotidiana, ma per quanto riguarda il lavoro invece ti toccherà aspettare fino al giorno 21. Ed è infatti da quella data che finalmente arriveranno tutti i riconoscimenti che stavi aspettando. E quindi dopo tutte queste tensioni e questo mese duro che hai appena passato, ti regaliamo un po' di morbidezza e ti consigliamo un bellissimo bikini pieno di rouge che trovi qua sotto accanto al tuo segno. Amica dell'Ariete, questo mese sarai in quinta posizione. Infatti il mese di giugno sarà pieno e ricco di novità per il tuo segno, ma soprattutto nella parte centrale, ovvero fino al 21 di giugno. Fai quindi il pieno di occasioni, di nuove possibilità, mentre a partire dal giorno 21 le cose potrebbero diventare leggermente più mosche, non si può dire, vero? L'ultima parte del mese invece potrebbe presentare qualche difficoltà nel concludere dei contratti o a portare dei cambiamenti. E, purtroppo c'è anche da dire che nonostante queste belle notizie, Marte ti farà sentire leggermente più stanca del solito e quindi in perfetto mood nonna ti proponiamo di acquistare un costume in pizzo macramè che trovi qua sotto, come i merlettini, quelli che la nonna mette sulla lavatrice. In quarta posizione troviamo l'amica del Cancro. Amica del Cancro, anche per te grandissime notizie. Innanzitutto fino al giorno 10 di giugno l'amore ti farà battere fortissimo il cuore, mentre per tutto il resto del mese fai attenzione all'ambito lavorativo perché finalmente ti verranno riconosciuti tutti i meriti che stavi aspettando. E quindi Cancro, segno d'acqua, ti proponiamo un bellissimo bikini super sexy con tutte le sfumature del mare. Amica dell'Acquario, entriamo con te nella top 3 del mese di giugno. Se il mese di maggio ti ha portato qualche problemino in coppia, non temere perché questo è il momento adatto per risolvere tutti i problemi. E quindi fino al 9 del mese potresti ancora avere qualche litigio con il tuo partner, ma non temere perché dal 9 in poi sarà il momento giusto per fare la pace. Un mese d'amore ti sta aspettando. Per quanto invece riguarda il lavoro, dal 9 al 21 di giugno potrebbe essere il momento ideale per stringere qualche nuovo accordo. E quindi per te, per darti forza e sensualità, ti proponiamo un bellissimo costume leopardato. Alla posizione numero 2 troviamo l'amica del Toro che già da qualche mese sta facendo faville. E quindi amica del Toro, così come aprile e maggio, anche giugno sarà un portento, anche se un po' più giù di tono rispetto agli altri mesi, ma sempre comunque molto positivo. E quindi se non farai scintille in coppia potrai comunque sempre contare su un partner molto disponibile e molto innamorato. Mentre per quanto riguarda un momento favorevole nel mondo del lavoro, approfitta del periodo fra il 9 e il 21 giugno. Per te, per esaltare la tua forza e la tua vitalità, abbiamo scelto un bellissimo costume da pin-up con i pois, che sono la tendenza del mese. E finalmente arriviamo alla posizione numero 1, che questo mese è occupata dall'amica dei Gemelli. Amica dei Gemelli, il mese di giugno, nonché il tuo mese, sarà il mese che ti vedrà regina dello zodiaco. Infatti avrai un mese fortunatissimo, soprattutto nella prima settimana, caratterizzato da soddisfazioni sul lavoro, soddisfazioni in amore e nuovi incontri per tutte le ragazze ancora single. E tutto questo grazie al transito di Venere e di Mercurio nel tuo segno. E quindi mi raccomando, fai lo zainetto, vai al mare, ma non dimenticare prima di cliccare qua sotto e comprare il costume che ti renderà più sexy del solito. E quindi, cari amiche di Al Femminile, vi ricordo ancora una volta di controllare nel box informazioni qui sotto, dove vi abbiamo lasciato i link accanto al vostro segno zodiacale, dove potete guardare il costume da bagno che vi abbiamo assegnato ed eventualmente acquistarlo. Noi ci vediamo il prossimo mese, quando farà ancora più caldo. Vi abbracciamo tutte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!